Ciao a tutti, sono Francesca, oggi nuovo mukbang, visto che faccio colazione da solo in questi giorni. Qua ho come sempre il succo senza zuccheri. Dovrebbero essere una brioche all'albicocca e una alla nocciola, però non vorrei essermi sbagliate questi qui. Boh, questo qui forse potrebbe essere vuoto, ecco. È l'albicocca. Scusate un attimo, eccomi qui. Sono andata a vedere una cosa perché mi sembrava di sentire mia figlia piangere e quindi sono andata a vedere cosa aveva fatto, ma in realtà è di là che gioca. Sto portando tantissimi mukbang, ma faccio colazione con voi. Perché come ho detto prima, quando faccio colazione sono da sola. Sì, c'ho mia figlia, ma mia figlia è nel box, guarda i cartoni, gioca, dopo la faccio un po' gattonare qua. Però sono da sola. Quindi almeno ci facciamo compagnia, perché mi fate compagnia, io faccio compagnia a voi in teoria. Acqua, non so se lo vedete, c'è Ugo che dorme così. Vabbè, Ugo, fatti vedere. Ugo, niente, continua a dormire così. Ieri ho giocato a Super Mario 3D Land o Land, che in realtà nel mukbang che ho fatto ieri mi sono sbagliata. Non è Super Mario 3D World, ma è Super Mario 3D Land. E insomma, ho giocato delle altre. Ho sbloccato degli altri. Cioè, ho giocato degli altri percorsi. Sono 4 o 5, mi sembra. Diciamo che mi sta un pochettino appassionando anche quello. Poi più avanti, appena andrà in sconto ovviamente sul Nintendo eShop, voglio provare anche Zelda e poi, ma dopo Animal Crossing. Diciamo che però se Animal Crossing va in sconto prima, ovviamente lo provo prima. Perché a me scoccia spendere 60 euro per un gioco che non sia Pokémon, in poche parole, quindi. Aspetto gli sconti per provare i giochi. Qua ho la brioche alla nocciola. Io la penso così, tutto sta aumentando di prezzo. Io ho questa passione dei videogiochi che porta a spese, grandi spese.
Quindi se posso risparmiare su qualcosa, risparmio. Senza problemi. Per chi se lo fosse chiesto, io mangio prima dai lati, perché così diciamo che al centro, col fatto che c'è più nocciola, me lo conservo per ultimo. Oggi, se riesco, mi faccio un altro mukbang perché ieri sera ho cucinato il poke vegetariano, ovviamente. Ah, non vedo oggi che giorno è, oggi è il 6 settembre. Mi sto facendo uno o due mukbang al giorno, oggi ne faccio due. Sì, scusate, ma c'ho sta tovaglia che mi sfrega nelle gambe e mi fa un po' di prurito. Mi fa solletico così. E niente, Ugo adesso si è svegliato, vero? E non salta più a tavola perché mia mamma lo sta portando a fare addestrare e non salta più a tavola. Almeno quella cosa lì ha imparato che non si fa. Buono sto succo qua, molto buono, approvato. Adesso mi preparo il caffè con latte di soia, cioè faccio il caffè e poi dopo aggiungo il latte di soia perché il montalatte elettrico non va più, non parte più e quindi non posso fare il cappuccino così. Devo trovare lo scontrino della garanzia e portarlo a far aggiustare. Beh, adesso comunque vado a fare il caffè. Eccomi qua. Ho fatto il caffè, adesso vado a mettere il latte della Alpro. Ho preso questi brick piccoli perché ne ho presi tre. Uno l'ho già consumato, questo qui è il secondo. Perché ci sono anche quelli grandi, ma una volta aperti, nel giro di 5 giorni, anche se si mettono in frigorifero, nel giro di 5 giorni devono essere consumati. Quindi quelli grandi, insomma, era più il latte che buttavo via che quello che consumavo. Quindi invece questi qui sono un po' più comodi. Per me sono grandi lo stesso, però io comunque il latte di soia lo bevo, quindi. Ok. Ne ho messo un bel po'. Vado a mettere 2 cucchiaini di zucchero. A me il caffè piace dolce, molto dolce. Ok. Tra l'altro sempre con una delle mie tastine, perché ce l'ho anche grigia così grande, poi ce n'ho un'altra rossa così piccola e poi ce n'ho un'altra grigia uguale a quell'altra, che sarebbe poi uguale a questa, cambia soltanto di colore, però più piccola. Mi piacciono, fa molto da caffè letterario, secondo me. Speriamo che non si spacchino prima del trasloco. Del trasloco.
perché tra qualche mese traslochiamo. Io, il mio compagno, mia figlia e basta. In realtà, quando voi vedrete questo video, già probabilmente avremo traslocato da qualche settimana e spero già di avere cane, perché io ho detto che appena trasloco prendo il cane, e perché non sono più abituata a stare senza cani, perché secondo me una vita con i cani è più bella che una vita senza cani, e soltanto chi sa, cioè nel senso chi ha avuto o chi ha un cane sa quanto è bello, e impegnativo però bello, avere un animale. Quindi adesso io chiudo il video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!